Torna ad esserci segno più tra le imprese artigiane del Milanese. A trainare la ripartenza è il comparto legato alla casa, grazie anche ai bonus e incentivi fiscali. Che nel secondo trimestre 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021 abbiamo un 1% di sedi di imprese in più, pari a circa 875 unità e il 2% di unità locali in più, vale a dire quindi le sedi secondarie o i magazzini delle stesse imprese. E lo stesso numeri positivi anche in raffronto al primo trimestre 2022 rispetto al quale c'è un aumento di 572 localizzazioni in più. A farla da padrone sono i servizi alle imprese e le costruzioni. Proprio le costruzioni sono, e in generale tutta la filiera del comparto casa, è il settore dell'economia che nel veneziano e particolarmente nel milanese sta mantenendo a galla l'economia del territorio. Restano però anche le incognite, come ricorda il funzionario dell'associazione Andrea Dal Corso. Ci sono incognite per quanto riguarda il futuro dei bonus, perché l'orizzonte per quanto riguarda il futuro degli stessi bonus fiscali è ancora tutto da definire, da pianificare, nonostante ci sia una strada tracciata. E ci aspettiamo che sin dalla prossima legge di bilancio, che vedremo tra qualche giorno, ci siano segnali in questa direzione che permettano di capire da un lato cosa ci si aspetterà per quanto riguarda il futuro dei bonus edilizi e secondo, cosa si intenderà fare per quanto riguarda l'energia.